Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a girare il video sui tarocchi Shadowscape. Mi sono messa in questa postazione perché voglio farvi vedere le carte una per una in primo piano. Questa intanto è la scatola, che è molto bella, molto particolare. Io questi li avevo comprati su AliExpress, però considerando i tempi difficili con la Cina, i lunghi tempi di consegna di AliExpress, io in questo momento vi consiglierei di acquistarli su Amazon perché rischiate di non vederli mai arrivare, perché secondo me questo è un momento un po' complicato per le spedizioni dalla Cina. Quindi se li volete velocemente, io vi consiglierei Amazon e vi lascio giù in box magari dei link per poterli acquistare. Comunque, questo è un mazzo che nella sua struttura è tradizionale, nel senso che ha 78 carte, 22 arcani maggiori e 56 arcani minori, però è molto particolare nella sua simbologia e nelle sue raffigurazioni. Intanto è stato dipinto e creato da Stephanie Lowe e poi sull'autrice vi dirò delle cose perché ritengo che siano molto interessanti per capire meglio come approcciarsi a questo mazzo, per capire un po' meglio anche la simbologia. Intanto segue la linea tradizionale del Rider-Waite, ha uno stile simbolico fatto di scene uniche e semi. Però attenzione, questo non significa che questo sia un mazzo uguale a Rider-Waite, perché lo vedete da soli che è completamente diverso. Significa soltanto che ha preso le immagini tradizionali della linea Rider-Waite anziché della linea Tarocchi di Marsiglia, tanto per fare un esempio. Ha preso queste immagini tradizionali, le ha decostruite, ha ponderato i significati e ha costruito poi una base per una nuova visione. Se volessimo collocarlo in una categoria, potremmo dire che è un mazzo tematico fantasy. Questo lascia il tempo che trova, nel senso che non è fondamentale per interpretarlo, però tenete presente che comunque per i simboli e per le immagini presenti sul mazzo possiamo sicuramente collocarlo nella categoria fantasy. Ogni carta è molto delicata nei suoi tratti, nelle sue raffigurazioni, che sembrano quasi un quadro fatto ad acquarello, con dei colori pastello molto rilassanti e suggestive. Questo è un mazzo perfetto per allenare l'intuizione, proprio per il suo carattere artistico, suggestivo e simbolico. Questo è un mazzo particolare perché potete usarlo, oltre che per le sue stesure tradizionali, anche per le visualizzazioni guidate, che sono praticamente un modo per indagare la personalità, i pensieri, i sogni, il mondo interiore, detto più in generale, di una persona che visualizza nella sua mente determinate scene, determinate situazioni e con la struttura, diciamo, dei tarocchi segue un percorso particolare. Questa è una cosa della quale io comunque non ho un'esperienza diretta. Quindi non posso dirvi più di tanto perché appunto non ho mai provato a realizzare questo tipo di stesure di visualizzazioni guidate. Comunque, questo è un mazzo che diciamo i principianti potrebbero trovare un pochino complicato, potrebbero avere un po' di difficoltà nell'utilizzarlo perché richiede più studio e più esercitazione, soprattutto per quello che riguarda lo sviluppo dell'intuizione. Però ritengo che sia comunque un percorso affascinante e molto utile per chi vuole studiare i tarocchi dal punto di vista simbolico. Inoltre, queste carte sono ricche di dettagli e ogni volta che si nota un nuovo dettaglio si arricchisce l'interpretazione. Però bisogna fare attenzione perché i dettagli sono ben nascosti e vanno cercati con attenzione. Vi voglio fare subito un esempio. Questa è la carta della ruota della fortuna, ad esempio. Vedete che è bellissima, secondo me è una bellissima carta. Ha delle immagini veramente particolari. Vedete? È bellissima. Questa ha un simbolo che è nascosto, direi ben nascosto. Ovviamente non ne ha solo uno, ne ha tanti, però io vi faccio un esempio. Come potete notare, qui, esattamente dove io sto indicando qua, c'è una fata che ha un teschio in mano. Questo è un simbolo che adesso voi vedete ravvicinato e quindi ci fate caso, però in realtà nell'intera carta, e ve lo faccio vedere senza zoom, praticamente si perde, voi non lo notate con facilità, eppure quello è un simbolo molto particolare perché rappresenta comunque il contatto
rapporto e l'incontro con qualcosa che ha a che fare con il mondo dell'aldilà, perché il teschio rappresenta comunque la morte, oppure con il mondo interiore. Avete presente Amleto che teneva il teschio in mano e si interrogava sull'essere o non essere? Quella era una specie, diciamo, di crisi di identità, comunque un'interrogazione sull'identità. Era solo un esempio questo, tanto per farvi notare come certi simboli che possono essere importanti rimangano nascosti. In questo mazzo ci sono dei soggetti che sono sempre presenti in ogni scena, ninfe, driadi, fate, e compiono un'azione per ricercare i loro messaggi, perché le carte, come tutte le altre, servono a recepire un messaggio che possa essere interpretato ed utilizzato per ottenere poi delle linee guida e dei consigli e fare di conseguenza le proprie scelte. Come dicevo prima, ci sono delle simbologie, delle scene comuni, tipo le ninfe, ad esempio, le fate, driadi, volpi, animali. E sono tutte dipinte con delle tonalità pastello, quindi è veramente veramente particolare. Gli arcani maggiori hanno come colori dominanti delle tonalità diverse in base alle carte. L'arcano senza nome, ad esempio, ha una fenice, adesso magari lo recupero così ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è l'arcano senza nome, che qua viene chiamato la morte, però sapete che in realtà è l'arcano senza nome, alcuni mazzi ancora lo chiamano la morte. Comunque ha una fenice che simboleggia la rinascita, perché la fenice sapete che risorge dalle sue ceneri, quindi è veramente particolarissimo come simbolo perché l'arcano senza nome indica un cambiamento, una rinascita. Abbandonare il vecchio per dare vita al nuovo, significa che magari ci possono essere delle situazioni che finiscono per dare vita a qualcosa di nuovo, che può essere anche più bello. Quindi questa simbologia della rinascita con la fenice è assolutamente ben rappresentata. E questo tanto per fare degli esempi sugli arcani maggiori. Poi ci sono gli arcani minori. Abbiamo il seme delle coppe, ad esempio, vi faccio vedere questa carta, ma è lo stesso comunque il seme delle coppe in generale, ha delle raffigurazioni di pesci, di sirene, comunque animali acquatici. Il colore dominante è il blu tendente all'azzurro-viola ed è veramente una linea, diciamo così, particolare perché va a simboleggiare con questi pesci, con queste sirene, con l'animale comunque acquatico, l'acqua che è uno comunque dei quattro elementi. Poi abbiamo il segno delle spade, come potete vedere ci sono degli uccelli, corvi, cigni, il colore dominante è il viola e va a rappresentare, sempre parlando dei quattro elementi, l'aria, perché ci sono comunque gli animali, diciamo, che volano, i volatili, ecco. Poi abbiamo il seme di bastoni, dove ci sono degli animali di terra, e quindi, di nuovo, parlando di quattro elementi, abbiamo la terra. Abbiamo dei leoni, delle volpi, degli animali che possono essere più feroci in base alla carta, e come colore dominante abbiamo un'ambra dorato giallo. E poi abbiamo il segno dei denari, che ha un colore dominante verde, un verde acqua molto chiaro, e come animali lucertole, draghi. E cosa fa il drago? Sputa fuoco e quindi abbiamo il fuoco, sempre parlando di quattro elementi. Quindi vedete come la simbologia di queste carte può essere anche associata ai quattro elementi? I quattro elementi, ve lo ripeto, sono la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. Quindi possiamo estrapolare anche questa informazione per andare a studiarne meglio poi la simbologia. Sono secondo me carte veramente bellissime e interessanti. Volevo dirvi anche qualcosa sull'autrice. L'autrice con queste carte ha tracciato un confine tra sogno e realtà. Quindi utilizza il linguaggio della pittura per esplorare le allegorie. Io credo che tutti sappiate cos'è un'allegoria, però comunque, in caso qualcuno non lo sapesse, è un modo per esprimere un concetto, spesso astratto, attraverso una figura oppure attraverso un simbolo. Infatti, la figura retorica, che poi è la figura classica, tradizionale, spesso viene proprio mostrata nelle carte per rappresentare un'allegoria.
L'autrice utilizza l'arte combinando schemi e archetipi con la natura e la percezione della bellezza e del movimento. Sono figure che in un certo senso sembra quasi che stiano danzando, hanno un movimento tutto loro, un movimento molto particolare. E l'autrice ha scelto questo movimento che vuole assomigliare un pochino alla danza, ovviamente usate l'intuizione, usate l'immaginazione, perché non sono delle fotografie, sono comunque delle immagini suggestive che vanno interpretate. Comunque ha voluto utilizzare questo movimento danzante perché da tantissimi anni lei fa la ballerina e quindi utilizza la sua esperienza di espressione e di movimento del corpo umano per dare anima anche alle figure dei tarocchi, quindi ha avuto secondo me una bellissima idea. Inoltre è una persona che si occupa anche di illustrazioni, perché in passato era un'illustratrice di giochi e quindi sicuramente ne sa tantissimo per quanto riguarda illustrazioni, disegni, pittura, perché comunque vedete che queste carte sembrano proprio dei quadri fatti ad acquarello, sono molto particolari. Io li utilizzo ogni tanto per fare delle interpretazioni che riguardano i sogni, quindi l'interpretazione dei sogni attraverso i tarocchi. E interpretazione dei sogni io non intendo una cosa stile Freud, ma intendo semplicemente utilizzare le carte per riuscire a capire meglio qualcosa che ho sognato e che mi ha colpito. Io sogno molto poco in realtà, o meglio, me li ricordo molto poco i sogni che faccio e quindi non sono stesure che posso fare molto spesso, però quando mi capita magari di sognare qualcosa di molto particolare che mi colpisce molto, utilizzo queste carte per cercare di dare un senso magari a quello che ho sognato ed estrapolare qualcosa di simbolico. Del resto, come vi dicevo prima, l'autrice voleva proprio tracciare un confine tra il sogno e la realtà, quindi tra il mondo reale, quello che viviamo tutti i giorni, e il mondo onirico. Quindi credo che anche questo aspetto sia importante per entrare meglio in queste carte. Io ho concluso con questo video, vedete che ve le ho fatte vedere tutte una per una perché secondo me meritano, sono molto particolari. Vi ricordo che se volete acquistarle le trovate tranquillamente su Amazon, che magari è un modo più veloce in questo momento storico per avere queste carte, perché su AliExpress secondo me in questo momento non è nemmeno detto che arrivino. Comunque, insomma, io ve le consiglio. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.